conoscere, Signore, le tue vie. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Ci mettiamo in ascolto anche oggi della parola di Dio, dal Vangelo secondo Marco, capitolo 3, 13-19. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Amen. Vi leggo anche la lettera agli Ebrei, il capitolo 8, 6, 13, che ci viene proposta oggi. Fratelli, Gesù, nostro sommo sacerdote, ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Se la prima alleanza, infatti, fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Dio, infatti, biasimando il suo popolo, dice: «Ecco, vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un'alleanza nuova con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non sarà come l'alleanza che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra di Egitto, poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza, anche io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. Questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio fratello dicendo: conosci il Signore. Tutti infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima, ma ciò che diventa antico invecchia è prossimo a scomparire. Amen. Ecco, cari amici, ecco che oggi entriamo in questo tempo nuovo in cui Gesù, questo capitolo terzo di Marco, costituisce i 12 suoi discepoli, apostoli. I primi 12. Gesù prega per loro, sa quale scegliere, li chiama. Ne costituisce 12 e sappiamo che la Bibbia è intrisa di una forte simbologia. E il numero 12 è davvero molto importante. E come ricorda in particolar modo le 12 tribù di Israele, alle quali è stato assegnato la terra promessa quando Giacobbe, quindi Israele, è entrato, ha iniziato a possedere la terra. Ecco che 12 sono le persone scelte e chiamate da Gesù. E il Vangelo dice che sono state costituite per due motivi. Il primo è di stare con Gesù, quindi vivere insieme a Lui. Il secondo motivo è per mandarli a predicare con autorità, con il potere di scacciare i demoni. Ecco, noi
siamo, possiamo dire, coloro che sono venuti dopo questi dodici, perché i dodici sono i primi che hanno seguito Gesù. Da queste dodici colonne, è chiaro, sono venuti i successori, i vescovi, ma tutti i cristiani sono discepoli proprio allo stesso modo come hanno seguito questi dodici il Signore Gesù. E anche noi oggi abbiamo il diritto di scoprire in che cosa consiste la chiamata che Gesù ha fatto a noi. Innanzitutto a stare con Lui. È una chiamata a vivere con il Signore Gesù. Cristiano non è solo colui che è stato battezzato, tra l'altro per lo più da bambino, quando i genitori lo hanno voluto per lui, quindi lui non ha scelto, ma dopo, nel tempo, c'è bisogno quindi di riprendere in mano questo battesimo, riprendere in mano la vita cristiana, riprendere in mano una decisione ferma, quindi non sì, sono cristiano perché? Perché i miei genitori erano cristiani, perché sono stato battezzato. E cosa significa? Che devo andare a messa. Cancelliamo, vi chiedo, questa mentalità che non è cristiana. È una mentalità che non ha nulla a che vedere con il Vangelo. Il Vangelo parla di un Gesù Maestro, Gesù Signore, Kyrios, che chiama a sé. Chiama per nome, ha chiamato me Luca e mi ha detto: Luca Argenton, seguimi. E io l'ho seguito, ma seguimi per stare con Gesù. Quindi non ha senso essere cristiani se non stiamo con Gesù, o se conosciamo solo tre versetti della parola di Dio. Sei cristiano? Sì, sono cristiano. Gesù cosa ha detto? Ama il prossimo tuo come te stesso e perdona, porgi l'altra guancia. E dopo, questo non è essere cristiani, fratelli e sorelle. Noi conosciamo più altre cose, altre notizie nel mondo, aggiornamenti, che non la parola di Dio. Essere cristiani significa decidere, prendere una ferma decisione quotidiana di stare con il Signore Gesù. E lo stare con Lui non è solo anche questo momento in cui io vi condivido alcune luci sulla parola del giorno, ma sei tu, fratello, sorella, che ti metti alla presenza del Signore. Sei tu che apri la parola di Dio, sei tu che stai personalmente con Lui, come hanno fatto i discepoli, i dodici. Altrimenti, questa caratteristica ci fa comprendere che non siamo dei cristiani pieni, nella pienezza, integri in Lui. E il secondo aspetto è l'apostolato, essere mandati. Il cristiano non è solo colui che ogni giorno sta alla presenza di Gesù con la sua parola, ma è colui che esce, è colui che apre la bocca. È colui che annuncia il Vangelo, non è una questione dei preti. Cancelliamo anche questo aspetto che solo il prete, solo il sacerdote o i religiosi devono annunciare il Vangelo. Il Vangelo lo annuncia ogni cristiano. Amen? È importante. Dobbiamo raddrizzare oggi le antenne e interrogarci come vivo il mio essere cristiano. E quando annuncio Cristo, predico con autorità, dice: avete il potere di scacciare i demoni nel nome di Gesù. Oppure, no, mi vergogno di parlare di Gesù, dico qualche parolina, finito lì. Allora, fratelli e sorelle, prendiamo in mano Marco 3, mettiamoci oggi alla presenza di Gesù, solo noi e Lui, e le diciamo: Signore, voglio stare con te, voglio dedicarti più tempo ogni giorno. Secondo, Signore, mandami a parlare di te agli altri, con i segni che accompagnano questo apostolato. E la lettera agli Ebrei
riassume tutto questo. Gesù inizia a fondare con il suo popolo, dai dodici, una nuova alleanza, non come l'alleanza antica, altrimenti, dice la lettera agli Ebrei, non ci sarebbe stato il bisogno di farne una nuova, ma l'alleanza nuova è in Gesù. Un'alleanza benedetta, un'alleanza in cui Dio conclude un patto con noi. Allora permettiamoli anche oggi, in questo venerdì, permettiamo a Dio di stipulare un patto con le nostre famiglie, con la nostra persona, con il nostro cuore. E gli diciamo: vieni, oh Signore Gesù, vieni oggi, noi abbiamo bisogno di Te, Signore. Abbiamo bisogno di un nuovo patto, una nuova alleanza con Te. E grazie perché Tu sei sempre pronto, Tu tendi sempre le mani verso di me. Donami di prendere e afferrare le Tue mani, afferrare il Tuo patto e dire sì oggi a Te. Sì al Tuo annuncio, sì al Tuo Vangelo, sì alla Tua chiamata. Decido di stare con Te. Signore, perdonami se trovo sempre scuse, giustificazioni per non pregare, per non stare con Te. E perdonami anche se quelle volte che sto con Te forse faccio solo delle piccole preghiere, ma non metto nulla di personale. Io voglio stare con Te, ascoltare la Tua parola quotidiana, leggerla, proclamarla e soprattutto annunciare a coloro che Tu metterai anche oggi vicino a me, nella mia famiglia, nel mio lavoro, dovunque io andrò, possano essere proclamate dalla mia bocca parole di esortazione, di edificazione del Tuo Vangelo. A Te, Signore, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, siamo discepoli di Gesù. Battezzati in Lui, quindi, stiamo con Lui, annunciamo che Lui è vivo, è risorto, è in mezzo a noi. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Signore, le Tue vie, fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, insegnami i Tuoi sentieri. Guidami nella Tua fedeltà e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Ricordati, Signore, della Tua misericordia.